24 settembre partirà la Mini Transat. Io lo chiamo un po' l'optimist della veloceanica, nel senso che secondo me è il buon punto di partenza per avvicinarsi al mondo dell'offshore. Sì, con scalo alle Canarie per 20 giorni e poi Guadalupe. Per noi è un sogno che appunto coltiviamo tantissimi anni. Io nel 2014 ho fatto barca appoggio, quindi sono ormai 9 anni che provo a tirar su lo sponsor per il progetto. Quest'anno siamo solo 2 italiani e l'altro anno siamo andati alle Azzorre per qualificarci e ci crediamo in tutto e per tutto. La barca è lunga 6 metri e mezzo, larga 3, sono barche piccole, si gestisce in solitario, ma iper invelate, abbiamo delle velocità comunque grazie al miglioramento delle tecnologie, dei materiali, delle costruzioni, dei disegni delle barche, abbiamo velocità veramente importanti e in oceano riusciremo a tenere medie da oltre 200 miglia al giorno in maniera quasi, quasi stabile, quindi ci sarà molta adrenalina e sarà una regata molto intensa in cui ci sarà l'approccio sia tattico che strategico, ma anche della vita a bordo e la gestione di noi stessi su questo mezzo per 10-12 giorni. Tanto fisico anche, no? Perché uno poi pensa alla vela come, no, una cosa di piacere, ma insomma 12 giorni così richiederanno anche una gran preparazione. Sì, esatto, diciamo il piacere è proprio nel mettersi alla prova sicuramente e dare il meglio di sé, e quindi vuol dire rimanere allegati alla barca, rimanere fuori il più possibile, contatto con il resto della flotta, può essere un miglio, quindi meno di 1 chilometro per tanto tempo, e quindi insomma un sonno polifasico di 20 minuti ogni 2 ore che ti accompagna poi per magari 10 giorni in mare e una prova da urlo, diciamo.